signore e signori. Nonno Anselmo, venga qua. Dove va che ci sono i gradini? Dove va che ci sono? Lasci stare. Ma che forza, Casiraghi! Tutto un omone così grosso! Nonno! Ma ciò non riesce a spostare un vecchio? Nonno, ma lei è un po' che non va in bagno perché. Certo che ho una bella fiducia con le mani in tasca, mi molli un secondo, tiro una facciata, lascio su la sindone sul cemento. È pesantissimo, sto scivolando anche a fuori. Dica, Casiraghi! È mai limonato con uno senza la dentiera? La smette! Si tiri su! Non riesco più a tornare indietro! Ci dai una mano perché dai che. Oh, qui siamo lì che mi guardano, poi ho rischiato la morte di così. Nonno, vada! Vado. Se dovete fare un film a luci rosse, no. Aspetto io, perché? No, ma faccia il bravo, si comporti bene che ci sono dei bambini, ragazzi. La smetta! Ma che senso la dentiera, c'ho la lingua che mi arriva qua. Non interessa la signorina, lasci stare. Riesco a slacciarmi la cintura con la lingua. Ma che io sono vecchio, tu mi devi trattare so, un po' come io la tratto bene, però porti rispetto, tutte le volte con le parolacce, le volgarità. No, non è quello. Faccia la brava persona, la trovo in forma però. Vabbè, a parte i problemi proprio tipici della mia età, sono mica facile essere vabbè, vecchio. Vabbè, ma tipo cosa c'ha? La pendulite. Ma per favore. C'ho la pendulite. Ho capito, ma che interessa la gente la pendulite? Ah, interessa la gente, giusto la gente, sappia come sei vecchio. La pelle a un certo punto inizia un po' a cadere, è normale, ti scende un po' la pelle dalla faccia, quello del collo si rilascia. Sì, ma quella che si lascia andare proprio più di tutto è la pelle delle balle che arriva in terra. Per favore, no. Ma che è un problema, eh! Sì, ma non è da raccontare, che schifo, i coglioni. Ma che io adesso per andare in bici devo mettermi le balle nei calzini, se no? Prendi dentro la catena, fa male. Avete quelli lunghi o quelli corti? Dipende. Tipo? E dipende dove arrivano. Quindi se va bene bene anche le autoreggenti, tipo. Cioè, no. Comunque dicevo, a volte addirittura se voglio fare proprio andare veloce veloce metto le ballettine qua, le molettine attaccate in giro. Ma che ci sono problemi, che anche c'è anche delle altre cose, tipo per esempio io non sono più libero di andare d'estate, mi piaceva tanto andare a Rimini, a Riccione, a me farmi delle belle passeggiate. Vabbè, non può andare. Adesso ogni volta che sono a Rimini sulla spiaggia mi faccio una passeggiata, c'ho il pieno di ragazzini dietro, stuoli di ragazzini che perché? Mi seguono. Perché io sto a fare una passeggiata sulla spiaggia, lascio giù la pista di biglia più lunga d'Europa. Dai, che schifo. Quando giro faccio la chicane. Ma dai. L'altro giorno, cioè, per esempio, ho scoperto delle cose che è un problema grossissimo. Per esempio, l'altro giorno ero a fare bungee jumping. È pericoloso bungee jumping, scusi. Sì, ma non l'ho fatto come tutti gli altri. Sono vecchietto, non è che sto a fare bungee jumping come i giovani. Bravo, ho fatto bungee jumping come? Nudo. Completamente nudo. Ma è fuori con... Vabbè, io pensavo che il bungee jumping, te salti, la paura più grossa, il pericolo più grosso è proprio quando si tende l'elastico che senti... Cosa? No, in gola. Invece il problema è che quando sono arrivato in fuori ho preso una balata in un occhio che neanche Tyson. Con i sensi sono andato su e giù per un'ora e venti. Ecco perché si stacca la retina. E a me è andata anche bene. Perché? Attaccò bene. Biandretti, che era con me a farlo anche lui. Ha fatto anche Biandretti? Certo, era lì. Nudo. Dopo di me scendeva il Biandretti, era lì nudo, sulla balaustra. Solo che il problema mio, lì c'è stato siete un po' di casino, tutti sti elastici, tiranti, cordi, si sono sbagliati. Ma mi ha legato al ponte per le balle. Si è buttato giù e... è partito una saetta, Casiraghi è arrivato, si è attaccato a una quercia secolare 3 km più là, abbiamo entrato perché mi ha seguito le ballettine ancora attaccate. Tanto se così si suonava un là. Che impressione, però per... Ma che se sbattete le mani vi scaldate anche. Vuoi una copertina per... Metà via! Cos'è quella roba? Niente, un ricordino. Che schifo. Senta una cosa. Se vedete però... qualcuno che non ride, che non applaude, non date per scontato che è uno che non si diverte. Fategli un massaggio cardiaco per sicurezza. Magari il freddo... capito. No, per essere stato con la pendulite nell'occhio la trovo bene, però. No, guarda, ma veramente non è un periodo... L'altro giorno, a un certo punto, dal nulla, ho iniziato a non capire più niente. La gente mi parlava... Io non capivo niente. Io vedevo che si riferivano a me, muovevano la bocca, li guardavo, ma non capivo più niente. Male, sarà un giramento di testa, sarà il caldo, non sarà il calo di pressione, sarà anche l'età. Sarà che ero in Thailandia. No, per favore.
quale non cominciamo, gliel'ho detto prima. Si vergogni, la Thailandia è andato a fare sesso, i viaggi sessuali, si vergogni con la ragazzina in Thailandia, chieda scusa. Chieda scusa e si vergogni. Scusa, vergogni. Che diranghi? Ma perché mi tratti così? Perché si deve vergognare? Ma io sono un vecchietto, perché io sono andato in Thailandia mica per fare quelle robe che pensi te, che la Thailandia è una terra bellissima, poi magari per me questa qua poteva essere l'ultima vacanza, che magari io l'anno prossimo tiro le zampe, non se ne sai, magari muoio per sempre. Io sono una vecchietta, penso ci la vado, uno che va in giro, ma... Vabbè, dai, no. Siraghi, mi sono sgonfiato. Mi soffi nella valvola. E nel gomito. C'è una roba che mi aiuta. Qua che c'ha Berlusconi nel pisello, è presente. È schifo. Solo che mi chiedo chi glielo soffi per gonfiarglielo. E sono in tante. Forse con Faloniè. Per dire, non parlare di politica che poi... Va bene, va bene, pregiudizio mio. Nonno è andato in Thailandia a fare un viaggio, bravo. Allora mi chiedo scusa, di solito quello che racconta pensavo che fosse andato a fare chissà che cosa. Allora, ricominciamo da capo. Nonno Anselmo è andato in Thailandia per... contrabbandare droga. Oh! No, ci ha tagliato le pensioni? Dobbiamo trovare il modo di sbarcare il lunario. Ha trovato la soluzione, vai in Thailandia e riempi le valigie di droga. Ma che valigie? Ho riempito il Biandretti. Si è riempito io e il Biandretti. Ma è pericoloso, ma siete fuori. Ho calato giù 3 kg di roba a testa. Ma siete matti? Solo che l'ignoranza, difatti non sapevamo mica. Bisognava prendere un po' di robetta, metterla negli ovuli. Certo, sigillarli bene, ma siete per matti. Mandarli giù, non cosa sapevo. Avete fatto? Mi ha calato 3 panetti così secchi a testa. Ma siete fuori, che non va neanche giù. Io, l'effetto era quello di mangiare 7 torte sbrisolona. E cosa fa? Mi ha bevuto dietro 22 litri di Unicum. Da in giro sembrava una borraccia di capriolo, tutto un barba papà piena di loro. Esatto, barba papà piena di Unicum. Cioè, mi faccio capire, voi due, non più giovanissimi, completamente ubriachi di Unicum, coi panetti di droga di traverso e via, allegramente in aeroporto. Stavamo. Cosa è successo? A un certo punto eravamo sulla strada per l'aeroporto, vediamo un locale sulla destra con la scritta roulette. Ah, sì, come da noi, videopoker, i cosi, come si chiama? Sala bingo, la sala bingo. Esatto, pensavo che noi avevamo le ultime monetine in tasca, andiamo a giocarcele alla sala bingo. Non era proprio una sala bingo. Cioè? Siamo entrati, io ho capito che c'era qualcosa che non andava quando ho visto il Biandretti che si è seduto a un tavolo e gli hanno messo una fascia intorno alla testa e in mano un revolver. La roulette russa? Era la roulette russa, Casiraghi! No, è Biandretti! Mi sono detto questa volta, la volta che me lo gioco, Biandretti, me lo devo portare a casa nella cassa. E invece Biandretti, mezz'ora, ha fatto gli ottavi, quarti e semifinale, è tornato con i soldi quintuplicati. La madonna, è pericoloso, ha avuto un colpo di culo sfondato. Ma che colpo di culo, Biandretti? 6 mesi fa ha fatto un'operazione ai timpani. Adesso praticamente c'è un foro passante dall'orecchio destro all'orecchio sinistro. Lui si è sparato 6 volte di fila, solo che ogni volta faceva fuori quello di fianco. Pem, 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 6 volte. È tornato miliardario. E si è capito tutto. E si sentiva anche molto meglio. Certo, che era un pericolo di serume. Senta una cosa, quindi col Biandretti traforato del Monte Bianco, pieni di droga, ubriachi, con i soldi illegali presi dalla roulette russa e via, in aeroporto. Stavamo. Quasi a un certo punto, Casiraghi. Cosa è successo? Ho iniziato a sentirmi come mai nella vita. Chissà come mai. Ho iniziato a sentire un'energia da dentro che mi saliva. Un'energia. C'ho un po' di tic, Ma se chiedi le persone a un chilometro di distanza un'energia. Sì, ma che mai nella vita faccio delle cose che non è un'idea. Mi spieghi come ha fatto a salire così drogato in aereo? Ma che aereo? Sono tornato a piedi! Ma da Bangkok! Bangkok alla rate 4 ore 20! Sono arrivato già a Malpensa! Ho tirato una frenata, non c'ho più neanche le suole delle scarpe. Ci sono ancora le fiamme, guarda. Quelli davanti. Ma scusi. Il problema è che è arrivato in Italia è saltato il business. E perché? Perché tutta la roba che mi ero mangiato io mi è servita per il viaggio. Fulminata 3 kg. E Biandretti? E Biandretti? Ma aveva detto niente prima, salta mica fuori che è stitico. E quindi, scusi. Ma è una settimana che ce l'ho lì in bagno, nel cesso di casa, che è lì che spinge, poverino. Una settimana c'ha degli occhi che sono grossi, c'ha cioè, degli occhi di Pluto, c'ha. C'ho il cesso pieno di tutti i tossici di Gallarate che gli fanno. Dai Biandretti, dai! Dai Biandretti, dai! Dai Biandretti, dai! Guarda, aspetto ancora fino a mercoledì, sono la 17 che ho prenotato il cesareo. Prega, no, ciao Fusiano!
Don Anselmo è uno di quelli che gli piace la bella vita, nonostante l'età.